Salve a tutti e bentornati a Pillole di Carta. È sicuramente una scelta coraggiosa quella di realizzare nel 2021 un ulteriore metodo per clarinetto, strumento antico ed ampiamente studiato ed insegnato. Non la pensava così, evidentemente, Sergio Brusca che con Edizioni Curci ha da pochissimo realizzato la scuola del clarinetto a lezione dai grandi maestri. Questo è effettivamente un testo che si discosta molto dalle numerosissime pubblicazioni esistenti in materia. Vediamo perché. Innanzitutto è un libro molto italiano, ove per italiano intendo il voler privilegiare tutto il mondo musicale e culturale che ruota attorno al nostro bellissimo bel paese. E poi è un lavoro che sortisce dal desiderio profondo di creare un metodo che potesse essere utilizzato a tutti i livelli, dalla scuola dell'obbligo, passando per i licei musicali, i conservatori, fino anche le bande e le orchestre. Mi piace poi per la passione che traspare dalle numerosissime collaborazioni, i famosi grandi maestri del titolo, appunto, che hanno offerto la personale esperienza per consigli, posture, emissioni e quant'altro servirà allo studente per studiare con semplicità e soprattutto senza grossa fatica le lezioni di volta in volta affrontate. Cito, giusto ad esempio, l'importante specifica del cambio di ancia e o di imboccatura mano a mano che le mie abilità di studente andranno aumentando. Abbiamo poi brani del grande repertorio, diteggiature chiarissime, musica d'insieme, respirazione dinamica ed intonazione, informazioni storico-culturali, e a quanto mi piacciono questi aspetti, lo sapete. E poi, infine, alle 160 pagine del testo si affiancano ben 135 contenuti audio, dalle singole note emesse a partiture vere e proprie, passando attraverso scale, arpeggi e numerosissimi studi. Sergio Brusca, La scuola del clarinetto, a lezione dai grandi maestri, Edizioni Curci. È un prodotto italiano, tutto italiano, tradizione italiana, musicisti italiani. Per cortesia, sapete già che dovete comprarlo in Italia. Sul sito di Edizioni Curci vi è un nutrito elenco dei negozianti o delle librerie nostrane che venderanno questo libro. Consultatelo e ci vediamo in negozio, nei negozi. A presto e grazie per aver seguito Pillole di Carta. Arrivederci. Okay.